Buongiorno, è sabato 20 febbraio, sono circa le 11 del mattino e direi che insomma è il dodicesimo giorno dall'intervento, ci siamo sentiti al settimo, ottavo se non ricordo male e quindi facciamo un aggiornamento giusto per vedere come sono andati questi ultimi giorni, questa settimana. Allora, ho ripreso sostanzialmente la mia vita normale, la visione non è ancora completamente nitida, c'è ancora questa sensazione di visione a chiazze e un po' di fotofobia c'è ancora, cioè quindi oggi c'è una bellissima giornata di sole, quindi i raggi di sole che entrano in casa mi danno un po' fastidio. Quando esco devo mettere assolutamente gli occhiali da sole, ma non perché chissà quale dolore, chissà quale fastidio, semplicemente non vedo bene. Quando c'è la luce si crea l'alone. E questo succede anche alla sera con i fari delle macchine particolarmente forti, quelli che ogni tanto hanno il faro montato un po' male, un po' al contrario, e quindi abbaglia un attimo. In quel caso vedo molto l'alone, quindi non è piacevole la visione. La stessa cosa succede con gli schermi, lo schermo del computer se è troppo luminoso mi dà un po' fastidio. E quindi una giornata lavorativa intera come la mia, che sostanzialmente comporta 10 ore al computer circa, è un po' pesante, un po' stancante, quindi devo staccare, devo mettere le gocce. Mi accorgo che è una sorta di mancanza di elasticità nel tessuto dell'occhio, non so se magari la spiego male dal punto di vista medico, però mettendo le gocce l'occhio riprende elasticità e quindi anche questa sensazione di chiazze si attenua un attimo. Quindi devo continuare a aumentarlo con le lacrime artificiali e sto mettendo come previsto 4 volte al giorno per questa settimana il famoso collirio al cortisone che aiuta la guarigione, diciamo, dell'epitelio, e questo sarà per circa un mese, poi andando a scendere circa la seconda settimana 3 gocce, e poi più avanti, ancora un po' più avanti, 2 gocce, fino a toglierlo del tutto. Però vabbè, appunto, ho ripreso la mia vita normale, attendo che giorno per giorno un po' questa sensazione di aloni così vada via, però sì, vedo bene, nel senso che guido senza occhiali, guardo la televisione senza occhiali, lavoro senza occhiali. Anzi, se metto gli occhiali, intanto faccio l'esperimento per scherzare. Metto gli occhiali, mi rendo conto di quanto fossero forti, me ne rendo conto adesso. C'è un po' questa cosa qua psicologica per cui ogni tanto li cerco ed è abbastanza ridicola, però è così. Ogni tanto mi rendo conto, oppure ogni tanto mi viene da toglierli. Oppure, appunto, sì, mi viene da tipo quando devo fare un viaggio e uscire, andare in treno, li cerco perché dico, oddio, dov'è che li ho messi? Perché è una cosa che faccio praticamente da 25 anni, quindi difficile uscire, non sarà così automatico uscire dall'ottica che non devo più ricordarmi gli occhiali. Vabbè, comunque basta, questo è quanto. Ecco, l'unica cosa che devo stare ancora attento, avevo voglia di rientrare un po' in piscina, a me piace nuotare, invece il medico ha detto di stare ancora un po' attenti per questa settimana, più che altro perché le piscine, vabbè, portano infezioni, insomma, è vero che metti gli occhialini quando nuoti e quindi proteggono l'aspetto, diciamo, della pressione nell'occhio, la pressione che l'acqua può creare nell'occhio, che può creare problemi a questo epitelio che è ancora molto fragile, quindi quello si risolve mettendo degli occhialini magari protettivi con tipo mascherina, è che comunque entri in contatto con l'acqua della piscina e c'è il rischio che si crei un po' di infezione, quindi per sicurezza è meglio aspettare ancora un attimo. Altra cosa importante è non strofinarsi gli occhi, anche se c'è magari una sensazione di prurito, che in realtà non succede, però strofinandosi c'è il rischio di ledere questo epitelio, quindi bisogna stare un po' attenti. Tutto lì, per il resto non vedo problemi. Ci aggiorniamo anche qua, lasciamo passare qualche giorno, quando avrò novità, appunto ci sarà qualche novità interessante. Ho il prossimo controllo col medico intorno ai primi di marzo, quindi mancano ancora 2 settimane, intorno al 5-6 di marzo, adesso non mi ricordo bene quando l'ho fissato, il 6 se non ricordo male adesso. Quindi insomma significa che salvo particolari problemi non c'è bisogno di confrontarsi col medico in questo decorso. Se uno poi sente qualche cosa che non va, basta che alzi il telefono e prende un appuntamento e si va a dare un'occhiata, però se non ci sono problemi, è stato fissato l'appuntamento dopo circa 3 settimane, e infatti 3 settimane sono intorno ai primi di marzo. Ok, nient'altro, vi ringrazio e vi aggiorno appunto appena c'è qualcosa di interessante da dirvi. Alla prossima.